Aspettiamo il servizio. Onestà, cuore, coraggio e famiglia. Sono questi i valori del gruppo Rossetto. Adesso una potenza nel campo della grande distribuzione alimentare, con 23 punti vendita in 3 regioni, 1.327 addetti, 6 laboratori di pane e pasticceria. Una potenza però partita da un piccolo negozio di 50 metri quadrati in Corso Milano, aperto insieme ai genitori Pietro e Maria e mandato avanti con tanta voglia di lavorare e spirito da pionieri dai figli. 5 fratelli, ancora unitissimi dopo 50 anni di attività. Giuseppe, Roberto, Luciano, Germano e Lorenzo. Nella convention che ha lanciato le iniziative per il 2015 davanti ad una platea di oltre 200 persone, tra autorità, personalità, amici, il presidente del gruppo, Giuseppe Rossetto, ha ricordato proprio gli inizi eroici, quando il capitale iniziale era costituito da una cinquantina di bombolette spray insetticida e da una forma di formaggio grana. Un capitale in parte subito dimezzato, visto che le bombolette spray esplodevano, spaventando i clienti del negozio. Il primo abbiamo dovuto in breve tempo distruggerlo, per la ragione semplice che se non lo distruggevamo spaventava i clienti, perché ogni 5 minuti scoppiava un barattolo. E quindi quello abbiamo dovuto toglierlo e l'abbiamo dovuto distruggere. E lì è stata la prima, diciamo, perdita di capitale. Dopo qualche giorno abbiamo dovuto affrontare invece il taglio del formaggio grana e quindi della forma di grana, perché si trattava di dover venderlo. In quel momento lì Luciano, il terzo fratello, non aveva la forza necessaria per farlo, ci siamo affidati a un nostro conoscente specializzato. Noi, me la ricordo come fosse ieri, noi tutti attorno a questa persona che lavora per tagliare la forma di grana per imparare, e abbiamo assistito al disastro, nel senso che poveretto, senza avere colpa nel tagliare il grana, si è distrutto in tutti i pezzetti. E in questo periodo eroico la promozione era affidata alle forti gambe degli stessi fratelli Rossetto, che passavano in bicicletta famiglia per famiglia con i loro volantini dove pubblicizzavano i prezzi dei loro prodotti. Il marketing territoriale una volta si faceva dentro in ufficio, si scrivevano i prezzi, si passavano alla tipografia e poi i sottoscritti prendevano veramente la bicicletta e andavano a distribuirli nelle varie famiglie. Una storia fatta di scelte coraggiose, di investimenti importanti anche in momenti difficili come questo. Solo nel 2015 sono attese altre 2 nuove aperture per un investimento di 10 milioni di euro. Una storia di valori veri che hanno finito per essere anche il segreto del successo di questo gruppo. L'identità che ci siamo creati in questi 50 anni di lavoro, la serietà nel lavoro che abbiamo sempre cercato di portare con il nostro cliente, la trasparenza e la garanzia che cerchiamo tutti i giorni di poter soddisfare al meglio le richieste del cliente. In 50 anni di attività, la famiglia Rossetto però ha anche sempre cercato di ricordarsi degli ultimi, di chi è in difficoltà, tanto che anche nelle iniziative per celebrare l'anniversario, oltre ad iniziative importanti rivolte ai clienti, come un ulteriore mercoledì di sconti al 10%, oppure a chi nel 2015 compirà gli anni, si sposerà o avrà figli, ci sarà un'importante azione solidale in collaborazione col Banco Alimentare. È un'iniziativa geniale, direi tipica dei veronesi, che non guardano soltanto ai propri interessi, ma sono molto attenti alle situazioni implosive sociali. Il sociale va tenuto sempre sott'occhio. È convenienza comunque da parte di tutti quelli che possono sostenere il sociale debole, fragile, perché non imploda. E così il successo di questa azienda, di questa famiglia unita che si comporta nello stesso modo anche con i collaboratori e i clienti, sta anche proprio nell'essere sempre stata aperta alla solidarietà.